Mirdita, është episodi i parë i podcastit Flasim, sezoni 2, i cili hapet me njëherë pas një hapje fantastike të vitit punës pas pushimeve, le të themi, me kuqezin që na dhuruan një fitore spektakolare me Poloninë, dhe kam këtu ata cilët janë në kabinën e regjisë skuadrës kuqezi, trajnerin Silvino me dy ndihmësit e tij, Zabaleta dhe Doriva, të cilët i falenderoj paraprakisht për ardhjen këtu, dhe ndërkohë besoj që edhe pse u rjutëshini këtë bisedë duke kaluar disa ditë, emocionet janë ende mjaftueshëm forta për të qenë ende atmosfera në kësaj fitore. Allora, partiamo in italiano, poi andiamo in inglese. Io spagnolo e portoghese non parlo, chiedo scusa. La prima domanda per partire è: come si sentite quasi 24 ore dopo questa grande vittoria? Grazie Adi per l'invito. Siamo ancora stanchini, ragazzi, vero? Però felici. Abbiamo visto ieri un stadio strepitoso. I nostri calciatori sono il vero protagonisti. Poi loro hanno lasciato l'anima, il cuore al campo, tutto quello che vogliamo. E vale la pena. Siamo contenti fino a qui. La giornata ieri inolvidabile, bellissima. Sono stato soddisfatto. Abbiamo tanto da fare ancora. Mancano 3 gare, però sono contentissimo. Si vedeva nella faccia della gente la felicità. E questo è bellissimo da vedere. Tutta la gente, lo stadio pieno, bellissimo. Un momento, come ha detto Silvio, inolvidabile. I would agree with Silvino and Doriva. I think the players made this country feel proud about being Albanians. That's how we want the players to represent this country, with the energy, with the passion. What they show on the pitch is what the people need to recognize and feel, that identity, that ADN that we want to create with this team. What the gossip is about you is that Silvino is the man that makes sure that everything comes to place with his armed hand and his pacific hand. Is it true? Dicono che lui è il braccio armato di Silvino e tu sei il braccio pacifico. Facile da vedere, ragazzi, non è difficile, lui è bravo. Perché è già un miracolo, brasiliani e argentini insieme, questo che fanno qualcosa di costruttivo, è un miracolo, no? That's the first thing. So I would say that for me, working with two Brazilians is something incredible, but in a good way. I knew Silvio because we played together, but I didn't know Doriva so much, only because I saw him playing. But I have to say, they not only great coaches, but they are two great human beings, and that's the most important thing. We are like as a team. Com'è lavorare con un argentino? Even for us it's very difficult. Pablo is not easy at all. Ma lui è bravo. Abbiamo conosciuto Pablo, io ho conosciuto lui a 2009 a Manchester. Lì è partita un'amicizia importante. Come diceva lui, anche lui è una persona incredibile. Non è facile da fare capire l'argentino, un argentino, un brasiliano, però c'è una grande chimica fra tutti noi. Io mi ricordo quando siete venuti prima che della firma del contratto, che lui disse: sì, è strano lavorare con un brasiliano, per me che sono argentino, ma con Silvio io vado fino alla fine, no? I think with Silvio is a bit like that. We
obviously we're working together, and we are here to help him in decisions, to make sure that everything is in place. Like you said before, he's really well organized. We know that, and we're here to help him. But I think we have that kind of relationship that in football you play with so many players. With some of them you still have in contact, with some others probably you don't speak for a long time. But with others you became like very close, like a friend. And when we played together, he was a bit older than me, but I was only 23. He's older than me, even if I look old. He's not true. I was 23, and he was a role model for me. He was someone that I wanted to learn from. Coming from Barcelona, with all his experience, he won absolutely everything as a player, Arsenal. And for me, I was 23, and he was one of the players for me to say, look, he's always the first in training, the last to go home. He was always in the gym. He was always on the pitch talking to the young players. And I think that's something that when you're young, you need to appreciate from the senior players. And that's why we were in breakfast all the time, sharing ideas. I was asking him about Barcelona, even because I play against him when I was at Espanyol or Barcelona, the derby in Catalonia. But that's why we became very close. And now, when he asked me to be part of his coaching staff, for me, it was an easy decision. And for you? How was this 23 years old, young Argentinian in the pitch when you arrived there? Lui sta dicendo che erano 23 anni, ma sembrava già un 28, 29. No, Paolo ha cresciuto, secondo me, in una maniera un po' precoce, si dice, non so. Per lui c'è l'abitudine di una persona molto seria, sempre. Erano 23 anni, è vero, però la colazione facevamo insieme alle 8:30. Qualcun giorno abbiamo arrivato lì prima di Mancini con tutti i staff, eravamo noi là insieme a fare la colazione. Poi è stata facile avvicinare a lui, e abbiamo fatto lì una chiacchiera, tante chiacchiere in campo, abbiamo fatto un buon relationship. A parte Doriva, che sono sicuro che sapeva dell'Albania già prima, perché lui ha giocato in Italia, Albania, vicina. Dovete dire la verità, quando avete sentito per la prima volta dell'Albania? Io la prima volta 2014 con Manai, io ho allenato lui all'Inter Milano, era con Roberto Mancini, e ho conosciuto lui. Lui era giovane, 18 anni mi sembra. È la prima volta che l'Albania è entrato nel tuo concetto del mondo. Sì. E per te? For me it was Kay Divare, actually one of the players from us, when he went to Espanyol, because I'm living in Barcelona. I play for Espanyol, my family are season ticket holders, and I think Katie, when you see him on the pitch as well, he's someone that also represents the passion of the people from Albania inside the pitch. So that was the first time I introduced, a little bit about Albania. Per venire poi nel momento che voi avete avuto questa idea di mettersi insieme e di venire a allenare l'Albania, cosa vi ha spinto a creare questo team per allenare la nazionale di questo piccolo paese, una nazionale comunque non tra le importanti? Cosa ha fatto il click? Io penso, Edichi, quando mi è arrivato una invitazione per fare una cena con il presidente della federazione, certamente la prima cosa che abbiamo parlato in italiano, avevo avuto già un'esperienza nell'Inter, parlavo di italiano. Dopo anche Doriva mi ha detto: Silvio, attento, perché tu hai fatto un percorso con la nazionale brasiliana da 3 anni, il mondiale 2018. Poi capiva benissimo il lavoro, che società è una roba, un club, però in una federazione è un altro lavoro. Io avevo l'esperienza della nazionale brasiliana. Dopo di quello lì ho iniziato un percorso
indietro dei calciatori albanesi in giro, visto che loro parlavano inglese, spagnolo, italiano. Poi la prima, io sono una persona comunicativa, io ho pensato, cioè, lì io posso comunicare con tutti i calciatori senza un interprete, anche in federazione con il presidente. Poi lì mi ha spinto tanto, la prima volta mi ha spinto tanto, dopo la cena, dopo di vedere la federazione, mi avvicinavo un po' di più, veramente non aveva dubbio. Ho parlato con Doriva, Pablo ha accettato, per lui benissimo, è stata facile dopo di quello lì. I remember when we met first time and you said that we cannot promise anything, but what we can promise is that with these players we can fight for every game, and for sure then we can prove that these players can do an important qualifying process. I remember that. And now we are, for the first time in history, at this moment of the qualifiers, heading the group, 3 games further. Of course, football, you never say it's done until it's done, and things can change and everything can... But if you can share the feeling about all this now, what has been achieved and what is next? I think what I would say is when you look at our team, and just going back to the first meeting that we have all together in Albania, and even when Silvino rang me, I remember I was in Qatar, and we look at the team and we thought, we got great players to make something big. We can dream. We have a generation of players to achieve something important. And now that's 4 games already done, we are top of the group, like you say. We were right. We can dream big, but we cannot forget that in football anything can happen. And the worst thing we can do is, or the best thing we can do is choose to keep feet on the ground. I think that is really important for us. I know we know the expectation is big. Always in football, when the team is doing well, you know, everyone is happy and they want the team to success, to bring success and all that. But for us that we've been in football for so long, we know it's difficult. And anything can happen. Moldavia beat Bologna. They were losing 2-0. Then they won 3-2. So we are in a group that is very tight. Anything can happen. But everything depends on us. What we show is that we have a great team to make something big. We can beat anyone. But feet on the ground, expectation to be calm. We have 3 games to go, step by step, game by game, and then we'll see if in November we, you know, we reach that dream that is not only our dream, is the dream of this country. Yes, of the whole nation. Come è il feeling adesso? È felice per tutto che abbiamo fatto fino adesso, però consciente che dobbiamo essere con il piede a terra, perché ancora mancano 3 gare. E però la fiducia, abbiamo la fiducia che la squadra può anche migliorare di più, possiamo fare. Quindi stiamo una strada giusta. È giusto che ha detto tutti loro, noi siamo consapevoli che stiamo facendo bene, e quando parliamo di quello certamente i protagonisti sono i calciatori. Abbiamo fatto tutto un percorso come calciatori e lì il prodotto è buono, come diceva Paolo, sono calciatori fortissimi, sono buoni, la gestione è buona. Abbiamo tre finali, calcio è bello per tutto quello lì, è un girone difficile, equilibrato, però il prima parte dell'obiettivo abbiamo aggiunto. Senso, ieri la vittoria ci porta a fare una gara in più a ottobre, un buon risultato, e andare a novembre in condizione di qualificarci, dipendendo solo da noi. Quella prima parte, dopo novembre vediamo, però parte dell'obiettivo, sì, fino adesso era quello lì.
E poi credo che avete un lavoro molto importante psicologico da fare, perché la pressione sui ragazzi cresce, la expectation of everyone grows. Noi tutti speriamo molto che la vostra esperienza in campo, perché siete tutti e tre campioni non sospetti nella vostra vita, avete avuto l'opportunità di giocare a livello più grande internazionale, ad avere la pressione sopra tutto il tempo, e forse questo è un valore aggiunto per la nazionale adesso, che voi sapete come gestire i nervi, diciamo, in questa situazione. O non è facile poi trasmettere questo ai ragazzi? No, non è facile, e però sì, è giusto. Andiamo lì a lavorare con tutti loro. E, parte della gestione importante, noi non perdiamo il contatto con il cacciatore in questo momento. Parliamo, facciamo visita, siamo lì, ci avviciniamo praticamente a tutti loro. E quando rientrano praticamente già sanno chi ci trovano da noi, il senso del messaggio, quello è un lavoro che si fa anche. È giusto che l'esperienza, io penso che abbiamo un'esperienza bella in vita, come ex calciatori possiamo veramente passare a loro, andare dall'altra parte lì, penso che ci sta. E preoccupa praticamente solo il senso che un nazionale è sempre difficile, perché sono tante squadre, che loro, noi siamo sempre lì insieme, non ha già qualcun infortunio che loro possono andare sanno come calciatori, poi rivediamo loro solo fra 30 giorni, poi magari che possa andare tutto bene con tutti loro e riprendere a ottobre e tutti insieme. Hopefully all of them will be, you know, in a good conditions. That's something that for us is quite hard, because we every day, every single day watching the games, and then on the weekend just praying for everyone to not to get injury and all that. But that's something we cannot control, of course. But of course, that when we see the players coming into Albania with a big smile, that they see that everything is in place, ready to go, that's how you create the right mentality to compete. There is no another way. How you manage that out of this huge desire to make it, the pressure does not overwhelm them, and how you manage to keep them focused and with their heads not numbed by the pressure? I think nothing will change from what we have done from the first day. That's how we've been working for the last four games, to make sure that when the players come, everything is in play. You know, the pitch is good. We have everything to work, and for the players to come and feel that the environment is great. The hotel, the food, the bus from the hotel to the training ground, and because that's the only way to continue to grow, by doing exactly the same thing. If something is wrong, it's because we're not quite right. That's why we are three here, but we have more people in the staff, more people in the federation, more people in the training ground. That's many days before the players come, we make sure that everything is in place, and then, like I say, the players come and they see that we are all ready to go, and we have something that we always say, Niemini. That's something that I think is quite good to hear, that we are all, you know, one. Cosa avete detto, per esempio, nell'intervallo della partita a Praga, quando c'era da fare un'altra parte e poi arrivare a prendere un punto almeno? No, abbiamo parlato per loro prima
per mantenere la concentrazione. Era una gara che doveva giocare fino alla fine. E infatti abbiamo fatto. Abbiamo fatto e è una roba che io posso vedere è che loro, il giocatore nostro, assimilano tutto quanto noi abbiamo parlato per loro. Questo è buono. E loro dopo portano al campo. E questo non è facile, però loro, fino dal primo momento che arriviamo qua, fino adesso, hanno capito tutto. Bene, allora parliamo un po' di qualcosa più importante che la nazionale, che il vostro lavoro, perché dobbiamo dire le cose. Allora, so che siete un po' in una situazione non molto bilanciata democraticamente, perché siete due brasiliani e un argentino, ma io devo affrontare questa questione. Allora, chi è meglio, Brasile o Argentina? Quanto mondiale abbiamo? Dove? Questo. Okay. La risposta è la risposta, basta. È l'ultimo mondiale ha vinto Argentina. È vero. No, loro sono forti. Sono forti. Per noi sono meglio. Pablo, who is better, Argentina or Brazil? No, la risposta è lì. Loro hanno 5 mondiali. Finisce 1-0 per loro. Questa è scosta. Ah, ma sono sicuro che fino alla fine Argentina in pareggia, eh? Sì. Ma come si spiega che siete due nazioni molto vicine, due paesi molto vicini, ma due scuole completamente diverse di calcio? Viene dal DNA dei giocatori, che i brasiliani forse sono un po' più tecnici, argentini un po' più fisici, o con che cosa è legato questo? I think in South America Brazilians are completely different than the for rest. Everyone. They have that technique that no one else have it. But I don't know, it's just it's true. Eh? We've got some skills players that you cannot explain. No, I love the word. I think you go to Brazil and sorry though, you go to the beach and all of them just would on the ball, doing one, two touches. They're different to the rest. È questo. Io ho sentito una volta da Tele Santana, un allenatore che ho avuto io, l'allenatore del Brasile di 82. Io 86 anche. Sì. E lui ha detto una roba che i brasiliani, cioè, è che giocano senza scarpe. E è vero. Io penso che è vero, perché può sentire di più il calcio, la palla. E questo fa. Adesso ha cambiato tanto, però prima na spiaggia, tanta gente giocava calcio. Dopo impara a giocare con la scarpa, con la botta. Però prima senza botta. Incredibile, no? E voi tutti e tre siete partiti da lì, cioè da Brasile, dall'Argentina, quando eravate più giovani. E l'impatto con il calcio europeo com'è stato? Per me è difficile. Io sono stato il primo calciatore brasiliano ad arrivare all'Arsenal. Non parlavo inglese. Premier League, anche di 15-20 anni fa, durissima, palla lunga, clima difficile. Io ho avuto un allenatore importante lì che è stato Arsène Wenger. Lui veramente un gestore, una persona molto intelligente, mi ha fatto capire che era bisogno 6 mesi. Certo, io ero un 24 anni e volevo giocare già subito. Dopo 2-3 mesi mi ha chiamato al suo ufficio, ho entrato lì, un bel ufficio, mi ha detto: ma tu, Silvio, have you got a house? Did you buy a car? Everything all right, your wife is coming, she's all right. Io non avevo capito, perché io ho detto: guarda, io vengo qua per giocare calcio, ma chi c'entra, se c'è una macchina? Lui era uno che già pensava in avanti: guarda, tu devi prima di tutto tranquillizzarti, prendi una casa, vai tranquillo, esci dall'albergo, sua moglie è tranquilla. Poi e dopo mi ha detto: guarda, ha bisogno di 4-5 mesi, dicembre ci sentiamo e parliamo un'altra volta.
perché è stata dura. Io sono uscito da Brasile con 270 gare in una squadra importante, che è Corinthians, e ha fatto un percorso piccolo con la nazionale brasiliana. Arriva all'Arsenal, uno ti dice: guarda, tu non gioca. È stata dura. Però dopo 6 mesi, è vero, lui aveva ragione. Ho iniziato a giocare, ho fatto 2 anni, un percorso molto bello lì con lui. Well, in my case, I went to Spain, probably a bit easier than going from Brazil to England. I found myself with 20 years old, very young, left the family, friends. It's tough, it's quite tough. It's not, we're not only 2, 3 hours away from our country, it's like 15 hours, and you don't see so much time to see the family unless they come over to see you at some point. Or then you have to wait until the end of the season to go back there and see the family for a few weeks or a few days. But this is always our dream. I think in South America we have great players. Brazilian league, Argentinian league, they are quite strong. But I think our dream is always to come to Europe and play in the strongest league. And then we have the opportunity to play for so many years to make our career here. And some players, they go back to South America to settle back with the family, to live there. Other remains in Europe. In my case, I'm living in Barcelona. And it's something that makes you might be more mature. You know, it's like that. It's something that's you've been waiting for so long, and then you have to perform. You have to be disciplined. It's so many values that you need. It's not people think that footballer is life, blah blah blah. But apart from the technique or the ability that you can have as a player, then it's so many things that you need. You know, off the field, you need to be disciplined, the perseverance, and you know, the effort. So many things that if you lose your head at the age of 20, 24, we all know that. We all been young. Sometimes you want to enjoy life a little bit, but when you are at the top level, you cannot. There was only one, if I remember well, that he was Argentinian who could afford to not care about anything but just get the ball and enter the pitch. But this, no, this is just an exception that Absolutely. Reinforced the rule. Dori, I just want to touch upon your incredible story with the wrong diagnosis that stopped you playing football. And then you realize that you could play football, but you never came back to football, right? Sorry, I No, no, parlo di questo momento che hanno fatto una diagnosi per te che poi era risultata non giusta, no? Quando Hai smesso sì, di calcio? quando hai smesso. Ah, sì. E Adesso ho poi potevi capito. ritornare, ma non sei ritornato. Sì, è vero, è vero. Io quando ho venuto, prima vorrei parlare quando è venuto in Europa. Io ho venuto a Portogallo, quindi non sei stato tanto difficile per me, perché io ho la stessa lingua, per me è stato facile. Dopo, quando ho fatto un percorso in Europa, ritornato in Brasile, è stato questo problema del cuore. Poteva ritornare a giocare, ma io ho fatto la scelta di fermare, di smettere di giocare, perché aveva una paura che il mio papà sia stato morto troppo presto, no? 32 anni. E la mia mamma, la mia moglie, no, no, smette, smette. Ma dopo io ho rifatto tutto l'esame, sono a posto, non c'è lo problema. È stato un tempo difficile perché in Brasile diciamo che un giocatore muore 2 volte, quando ferma da Smette. giocare e dopo quando c'è la morte vera, e non è facile. In questo caso, La prima abbiamo fatto, sì, ma in questo Ma siete senso ancora per me lì? Sì. Manca la non è seconda. stato troppo difficile, perché se c'è un problema e non può andare avanti, è meglio fermare, no? Io ho fatto questa scelta ma bene, bene, sono contento. Dopo, quando ha finito, già ho cominciato a lavorare come allenatore, quindi.
già trovato un'altra strada. Io faccio sempre una domanda qui ai ospiti di trovare non il coraggio, ma diciamo la generosità di raccontare un momento nella loro vita dove hanno pensato di mollare tutto. Hai avuto un momento che ti è sembrato veramente buio e che ti sei detto ma mollo tutto, basta, e poi hai ripreso. Voi? Io non mi ricordo. Io sì. Su, vai. Io sì, quando io giocavo nel San Paolo, che è una squadra grande dello Stato di San Paolo, io sono andato a prestito on loan, una squadra piccola da un altro stato, di Goiânia, di Goiás. E non era facile, la squadra non aveva struttura, non aveva niente. Lì io ho pensato da fermare di giocare, di tornare a casa, ma dopo ritornato al San Paolo, andato un'altra volta in prestito, ha fatto bene e ritornato e cominciato a giocare in San Paolo. Questo è stato un periodo difficile. Ma è chiaro che tu sei un po', diciamo, il Gandhi del calcio, pacifico, calmo, ma hai avuto un momento brutto? No, calmo non tanto. Racconti un episodio dove sei no. stato un po' argentino, no. Hai detto, racconti un episodio. Io, in questo senso non mi ricordo, mi ricordo un momento triste, il più triste già... come vice allenatore della nazionale brasiliana, dopo da perdere una gara 2018 in Russia contro la Belgica, poi lì è stato un spogliatoio ma veramente molto triste. La prima volta che ho capito che un allenatore porta una nazionale in spalle non è facile, dopo devi rispondere, la gente ti aspetta, no? Di andare in finale, vincere. Certamente io non ero allenatore, però ho visto un clima ma veramente molto triste. Anche come un calciatore ho perso una finale di Europa League 99 contro il Galatasaray, io giocavo per l'Arsenal e tante altre roba che succede, che tu perdi un campionato. Però già come allenatore lì per me è stato molto triste, molto difficile. Però non mi ricordo un momento di guarda, mollo tutto, dai ragazzi, basta. Forse ci arriva ora poco. No. Pablo. For me probably when I was 14 years old, I'm from 2 hours away from Buenos Aires. So in the place where I live is very small, only 3 teams. So at some point I wanted to go and play for some or have a trial in a big club in Buenos Aires. So I went to San Lorenzo. I did the trial. The manager say, "Oh, we would like to have you here," but I needed to leave my family because I couldn't travel every day for training. It was like nearly 3 hours, so it was too much. So I decided to go, to leave my home, family, friends, and all this, and I went to Buenos Aires to like a place where all the players from abroad used to stay, like La Masia in Barcelona, a place like that. And then a few months later, I lost my mom. My mom passed away, and that was probably the moment that I didn't wanted to play football anymore. I just wanted to go back home, and I stayed there. It was difficult. I took a week, more or less, to be at home with my dad, brothers. But then after 7 days, 2 weeks, let's say, I thought, why I have to be at home now and just leave something that I like? You know, life is like this. Punch you at some point, but nothing can stop you. You have to go for your dream. And that's why I went back to Buenos Aires. Continue to play football. Voi avete avuto la fortuna di avere dei incontri importanti nella vita con grandi campioni, con grandi allenatori. Io credo che sempre nella vita di qualcuno gli incontri sono quelli che definiscono poi come
come gira, diciamo, il loro mondo. Chi è stato, diciamo, il personaggio, quali sono stati i personaggi più influenti nella vostra vita, sia da calciatori sia da allenatori, cioè uno che voi pensate, oh, quello lì mi ha aiutato a capire questo, quell'altro mi ha aiutato a capire questo, quello lì mi ha portato su in un momento importante. Chi sono quelli che hanno influito di più in quello che voi siete stati e siete oggi nel mondo del calcio? Io di questo punto sono veramente un affortunato, nel senso di allenatori. Io ho avuto Guardiola 2008-2009, giovane, un 38 anni lui, io ero un 35, ma lui già abbiamo vinto tutti insieme un tripletto. Dopo la nazionale brasiliana rispetto tantissimo il lavoro di Titi, che ha fatto lì un percorso di 6 anni con la nazionale brasiliana, ha vinto tutto in Brasile, Libertadores, Mundial con Corinthians. Roberto Mancini 2014 all'Inter, un campione, uno che gestisce bene una rosa, il calciatore, lui forte. E Arsène Wenger, come l'hai detto, è un signore, c'è una linea importante lì. Poi dal punto di vista di allenatori ho avuto gente importante, che ho preso qualcosa da loro. Certo, dopo sviluppiamo noi stessi, perché noi dobbiamo esserci così. Però ho avuto molta fortuna di imparare di questa gente. E anche Roberto, Titi e Guardiola, io era già un po' grande. Poi lì, secondo me, assorbe di più. E i calciatori che ti hanno influito di più, quelli che quando ero più giovane erano forse nella stessa squadra, ma più già affermati, importanti, chi sono stati? A Brasile in quel momento lì, era una squadra un po' discreta, nel senso era 95, io ho iniziato il mio percorso, non lì, però io era uno che con quelle squadre da Brasile 82 mi ispirava tantissimo, certamente io Zico, Socrate, Cerezo, Careca, guarda questa gente, da vedere giocare questa gente mi faceva impazzire. Loro erano praticamente la stella, no? Zico per esempio, Zico è stato un grandissimo calciatore per me. For you? For me I would say Javier Zanetti. He was a player that when I was playing I used to watch him a lot. He was playing basically my position. He could go on the right, also he could play on the left. Then we played together in the national team. At some point I was a bit desperate because hey, when he's going to retire, he's not going to let me play anymore. I'm 20, 28, 29 still playing, so please Poopy, let me play. And yeah, probably he was one of those players I used to watch and the coaches. A lot. And the coaches. For me, I always say that you always learn from all of them. And then when you become a coach, I think it's something that you say, I remember that coach used to do that, and I like it as a player. That's something that probably not, but I think you have to respect all of them because it's probably one of the toughest job in the world for sure. But the one that for me I have a better connection was probably Roberto Mancini. He was the first coach at Man City when we won the first title in 2012 when Aguero scored, remember, at the end. You remember who scored the first goal in that game? No, it was me. Everyone forgot about my goal. I scored the first, but everyone remembers Aguero. So I always say, Sergio, you stole my moment in that game. That was my only goal in that season. But the same, I think he brought that character into the team that we needed at that time. We were a club that we, as many people know, we were growing season after season, but
At some point you can have top players, but you need the right mentality to win something important. I think Roberto, he was that kind of manager that brought that winning mentality, and he was very, I have a very good relationship with him, and I feel like a bit like this, that when I go into a game, I'm very passionate about winning, and I remember much about Roberto, so he's one that I remember he inspired the players a lot. I remember very well that game because I was following at the time a bit because of Roberto, and I've told you I'm very much interested to follow certain coaches to learn how they lead, how they organize, how they use mind games and all these things. Mm-hmm. And I remember that crazy victory at the very last moment when everything felt like it's over and then came back. And that's football, because it was the last game of the season playing at home against QPR, a team that it was almost relegated. And everyone thought, that's an easy game. Man City is going to win it. And now everybody knows that he scored a goal. No, everyone forgot. I always say, the forgotten goal. I don't score much, but the forgotten goal. But this example you should use before having Faroe here. Because you never know from where it comes, and absolutely, you in the paper you expect, okay, Poland will be the most difficult, and then you win with Poland, and then you say Faroe, is easy, and then. Tu avevi quando tu c'era la Sampdoria, chi era l'allenatore? Luciano Spalletti. Ah, era Spalletti già. Luciano Spalletti. Io ho preso anche David Platt. Primo era David Platt. Dopo lui è andato via e è ritornato Spalletti. E per te qual è stato l'allenatore più influente? Tele Santana. Tele Santana mi ha fatto giocare, io ero giovane, con 20 anni, lui mi ha messo a giocare e lui era un allenatore che si preoccupava con il giocatore, con l'extracampo. Lui ti parlava la verità della vita. Ma senti, questa ragazza fuori vuole i tuoi soldi, deve lavorare, deve comprare una casa, non va a comprare la macchina. Cosa importante per la vita. E dopo un allenatore che in sua epoca era bravissimo. Mi ha insegnato tanta cosa buona, tanta cosa come per esempio calciare. Io non sapevo calciare bene, lui mi ha insegnato. È incredibile che tutta la parte che io sono andato, una delle principali caratteristiche era calciare. Anche oggi, Dori, arriviamo al centro sportivo, è bellissimo da vedere lui calciare. Ma veramente è un gesto tecnico, ma bellissimo. Io penso che lui ha fatto 10.000 volte in vita. È vero. È bellissimo. E Tele diceva, la tua gamba deve imitare un tacco di golf. Deve prendere la palla così, qua, per la palla girare così. E così tu puoi direzionare la palla. E questa è stata una differenza nella mia carriera. Avete avuto, diciamo, l'agevolezza di scappare alla prima difficile domanda, Brasile o Argentina, con una grande, arriva qualcosa, una grande ragazzi. Classe, ma adesso l'altra domanda che dovete rispondere, non potete fare la Messi o Maradona? Per me è facile. Messi. Per me. È facile chi? Per me Messi. Messi? Messi. Tanti anni gioca nel calcio, tanti anni. Avrebbe Messi fatto quello che Maradona ha fatto con le squadre che Maradona aveva? Perché Messi
ha avuto a disposizione le macchine più gioiose di guerra. Quella Barcellona di Guardiola era una cosa incredibile. Ragazzi, mi ricorda la prima cena insieme. Continua il dibattito. Matteo, ma certo. Per me, io penso di lui, ho visto un po' Maradona, ma è strepitoso, un calciatore di un altro, è un granché, fuori. Ma io non credo che c'è stato un altro calciatore nella storia del calcio che ha vinto da solo, nel senso che prendeva tutta la squadra qui, andava e vinceva. Gli altri lavoravano sicuramente per non prendere gol, ma lui, mentre Messi, un genio, ma comunque va bene. Ma l'ultimo mondiale Messi anche Aspetta, perché tu hai l'ultima risposta. Prima l'altro brasiliano, Messi o Maradona? Messi, anche per me Messi. Completo, no? Più completo dentro, fuori campo. Un giocatore incredibile. Anche noi brasiliani sappiamo di And questo. now it's your turn. No, Messi, You are in Messi for a difficult situation now. no, I would say Messi as well. Just because the longevity of Messi, that he's 35 now and he continued to produce great moments. He won the World Cup and then he's still an important player. Now went to America, still doing incredible things. And sometimes it's something that you need to appreciate from the players when they reach that age and they still to continue to play. And still be the best is something incredible. It looks like easy to him. Everything looks like easy. And that is something that we spoke about it before. Is how you look after yourself off the pitch, how good professional you are these days. If you don't do the right things, you don't play football anymore. Everyone is really well prepared to perform on the pitch. Physically, mentally. So I think that's something that you have to see from those players. That look at the ambitions. They want everything. Rather than say, it's done. I go home, sit on the sofa with a glass of wine and I watch football from TV. No, they want to go and train every day, and they want to show to the young players what they need. And then I think we play with Messi and we really enjoy watching Messi in training. Obviously, we enjoy more when he was in our team for the small side games when he was in the opposite team finished. But yeah, that's that. I think everyone loves Messi because he continues to play in Was a great he way. also in the training very dedicated or less? He in training is not one of those players that will go 100% because he likes to save some energy. Obviously, he's still really good. Like I say, if you do like a competition and you have Messi in your team, you got 99% to win the competition in training because he makes a difference. But then he's on the game. He turned in the game and he knows that he always waiting for that moment to make the difference and to make people have to make magic moments. And the only thing for me in the national team with Messi, it was when we lost the World Cup in Brazil in 2014. That was a shame because I was there and it was very tough. Then we lost two consecutive Copa America finals on penalties, and that was the moment that Messi got criticized a lot and all day. He stopped for some period, then came back. And when I was now in Qatar and he won the World Cup, I think so many people were supporting Argentina because of Messi. And that is something that he produced, and that was incredible to see. I don't have proof, but I still believe. I still believe that in Qatar, also Diego's hand from above helped Argentina in a way. It was like the spirit around, you know. It's everything came together and. Listen, for Argentinians, this is something that we always talk about, who was better, Messi and Maradona. But something I think Argentina we should be proud of is,
having two of the greatest players of all time. And so you have the most luxury debate who is better, him or him, but both are Argentinians. You know, if you ask my dad, Maradona was like a god, like Messi for our generation. But it's incredible that one country being able to produce two players like that. E l'ultima domanda, prima di passare a due o tre domande alla fine ancora sull'Albania, ma non sull'Albania la nazionale, sull'Albania il paese. Mi ricordo che Platini mi aveva detto che lui non poteva sopravvivere lo stress da allenatore, perché diceva ero così abituato a essere in campo, a fare le cose come volevo io, che quando guardavo uno che non lo faceva io non potevo sopravvivere lo stress, perché non potevo entrare in campo e prendere la palla. Cioè, da questo punto di vista, per voi che siete stati veramente dei grandi giocatori, che sapete benissimo i movimenti, sapete dove corre la palla, come si vive con questo, cioè con domandando che l'altro faccia quello che tu sapevi o sai fare e l'altro non lo fa, come è un impedimento o è anche una motivazione per imparare l'altro a farlo? Io penso che è la parte più dura. Non è facile da gestire, perché certamente abbiamo un background incredibile, però il messaggio al calciatore non ci arriva tutto, no, come un pen drive, tu vai lì, scarica e lui già dall'altra parte e dopo un'ora sa tutto. No, è un processo che è lento, devi farlo e devi avere calma fuori campo, perché cioè, tante volte la voglia di andare al campo e dire questa gara volevo andare lì, però no, io penso che da gestire fuori per un allenatore è molto difficile, perché dentro siamo praticamente si brucia, però devi mantenere la calma, stare tranquillo, anche parlare con la squadra a mezza parte, a prendere cura di tutto, essere tranquillo, quello è difficilissimo. Non è che un calciatore ha fatto benissimo in sua vita, perché tecnicamente era fortissimo, che dopo riesce a fare un grandissimo allenatore. Certo. È difficilissimo. Quella è una barriera difficile, non è mica facile. Dori lo sa, è uno che sempre sta a fianco lì, dice Silvio, tranquillo, noi abbiamo di solito, succede, rientriamo della prima parte e abbiamo 2-3 minuti soli noi, molto veloce tutto, loro mi arrivano con tutto il messaggio, io qualcosina, però dopo di là con il calciatore abbiamo 3-4 minuti, io non posso sbagliare, noi non possiamo sbagliare, poi lì dobbiamo controllare parole, stato di animo, tutto quello lì, per me uno deve allenarsi, deve migliorarsi, poi non è facile. Forse per quello Platini, per lui ancora peggio, perché lui tecnicamente è straordinario, guarda che uno in campo non fa lo che lui vede, già si diventa un problema. And for you, how is? For me, I have to say that for me is the first experience in a coaching staff. I stopped playing 3 years ago with COVID. It was a year that for me was from playing days to stop playing football, being at home for a year, not going out, nothing, only watching football. And then it was a moment that I thought, okay, I'm going to start with my coaching badges, because I love football, and I'm learning from these two guys, I have to say. And it's exactly like Silvio say, you have to make so many decisions in a very short period of time, and if you're not able to have that cold mind to say the right thing to give the right message, or in the way that you say things, is really, really important for managers, I think, because it's not easy. When you lose in a game, if you go, and every player is different. At some point you can shout someone that he's fine because he likes it, but if you shout some player, probably
It's worse. So I think it's not your knowledge about football, it's about management skills that you need to work with 25 players that they're all different, they all playing in different countries, or they all play in a different way or different way of life. And for me, there I have two mentors here with me, and it's something that I'm really enjoying. Come questa parte per te, cioè la necessità che i giocatori facciano quello che a te viene in mente e poi loro fanno un'altra cosa, cioè è una motivazione o è anche un stress? No, per me è una motivazione, però è anche difficile, perché magari qualche volta tu vedi che lui fa qualcosa che non va, però deve sapere parlare con lui. E oggi abbiamo la felicità di avere la tecnologia. Quindi quando tu prendi un video e fa vedere un giocatore, tu può convincere lui. Più facile di che parola. Questo è il segreto, io penso. Non è facile. Bene, basta con il calcio. Io ho solo due piccole domande dal punto di vista del vostro, diciamo, soggiorno in Albania e il vostro legame con il paese, oltre al fatto, diciamo, che una gran parte del giorno passa alla federazione, nell'ufficio, analizzando video, parlando con giocatori, eccetera, eccetera. Cioè, come si sentite in Albania? Si sente bene, io capisco. Come in Brasile o come in Argentina? Con Brasile. No, voi all'ospiti ho imparato subito. Sei un straniero, sei ospiti, poi tu mangia e devi mangiare bene, io devo portare, fare tutto per te, incredibile. Sembrava una cosa, diceva, ma quello forse non è così. No, yeah, è così. E dopo si mangia benissimo, Tirana è una bellissima città, noi abbiamo benissimo qua, il pesce è una roba incredibile, freschissimo, però la cosa più bella per me è si avvicina un po' al brasiliano, Si avvicina un po', noi siamo un paese grande, tutto quello, cioè nord, sud, però si avvicina nel senso, velocemente noi siamo amici, cioè, c'è una empatia, c'è una chimica, dice no, sì, tu vieni a casa e mangia. È bello, qualcosa un po' si avvicina a un brasiliano, poi qua ho vissuto, ho visto e è vero. For you? No, the same. I think since the first day we came to Albania, we felt like a home. This is a beautiful country. Beautiful people, very friendly, and like Silvio say, is something that wherever we go, we feel, you know, the love from everyone, the respect for each other, because many times after the office, I was thinking about, we like to walk through the park from the federation from to the hotel. It's 15-20 minutes walk, and the people, you know, stop you, ciao mister Silvino, una foto, basta, va bene, un rispetto incredibile. Questo, veramente, l'ospite in questo paese è incredibile e siamo troppo contenti di questo, veramente. Lui parla bene italiano, ragazzo, eh? Non so perché parla. A vedere. Ha cambiato il cipio. In federazione c'è una roba, ma non battuta. Ogni tanto fra noi parliamo italiano, spagnolo, portoghese e ogni tanto inglese. Poi lì si diventa tutti matti. La cosa più bella, diciamo, di tutto questo è sentire, perché noi abbiamo avuto, con tutto il rispetto, per carità, ma abbiamo avuto allenatori di varie nazioni, ma che un giorno arrivavano brasiliani e argentini che non solo portano il bagaglio tecnico, tattico, ma anche
quella disciplina che io sento da tutti, cioè che arrivino all'ufficio e che lavorino lì dalla mattina alla sera. E il presidente mi diceva: ma siamo anche imbarazzati, perché delle volte diciamo: ma cosa stiamo a fare qui? Mandiamo a casa, no? Ma dobbiamo almeno che loro finiscano il lavoro. Questo è un miracolo, ragazzi, veramente un miracolo. E io veramente vi ringrazio per quello che state facendo per questa nazione, per questa squadra che ha dei margini di miglioramento, come voi dite, cioè dobbiamo piedi per terra, ambire alto, passo dopo passo, e soprattutto non montarci la testa, perché quello